Buonasera, cara Regione, ma quanto ci costi? La domanda viene spontanea, leggendo i dati elaborati dall'Osservatorio regionale dell'artigianato e basati sulla relazione dei Corte dei Conti. Approfondiamo la questione nel servizio che apre l'edizione di oggi. Secondo i dati dell'ultima relazione della Corte dei Conti, rielaborati dall'Osservatorio regionale dell'artigianato, nel 2012 la spesa totale della Regione Liguria è aumentata del 4,6% rispetto al 2011 e ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro, mentre il valore della spesa pro capite della Liguria è cresciuto di circa 2.500 euro dal 2011 ai 2.752 del 2012, collocandosi al di sopra della media delle regioni a statuto ordinario e piazzandosi al quarto posto in Italia. Solo Molise, Lazio e Basilicata registrano valori più elevati. Il 90% della spesa della Regione Liguria è destinata alle uscite correnti, quali personale, acquisti di beni e servizi e interessi, mentre circa l'8% si riferisce alle spese in conto capitale, fra le quali rientrano gli investimenti, e il 2% a quella per il rimborso prestiti. Il 78,8% delle uscite è rappresentato da spese per la sanità, quasi 5 punti percentuali oltre la media delle regioni a statuto ordinario. Dall'analisi dell'ultimo quinquennio emerge tuttavia un dato positivo, la flessione delle uscite regionali di quasi 10% rispetto al 2008, quando la spesa totale ammontava poco meno di 4,8 miliardi di euro. Il presidente di Confartigianato Liguria, Giancarlo Grasso, ha evidenziato come il costo della macchina pubblica e il peso della burocrazia siano una piaga tutta italiana che trova declinazioni analoghe in ogni regione e ha posto l'accento sul fatto che purtroppo a un costo così esoso della macchina pubblica non corrisponda un'efficiente risposta al servizio di famiglie e imprese. Al contrario, secondo l'ultimo report della Banca Mondiale, l'Italia è scesa di oltre 30 posizioni come contesto per fare impresa. Secondo Confartigianato, sarebbe quindi più efficace individuare gli sprechi e le inefficienze dei servizi e procedere all'affidamento ai privati di quei servizi che il pubblico non può più sostenere. Dati e considerazioni che fanno indubbiamente riflettere, soprattutto se si pensa che lo Stato, per puntare al risparmio, ha scelto di mettere nel mirino le province, che hanno un costo di gestione decisamente inferiore a quello delle regioni e che oltretutto sono assolutamente più vicine al territorio. Il sindaco di Imperia, Carlo Capace, è intervenuto per la prima volta in esclusiva ai nostri microfoni sulla vicenda della Banca Carige e della Fondazione. Capace ha evidenziato che la banca deve essere gestita da esperti di finanza al di fuori delle logiche di territorio e di politica, mentre per la Fondazione il discorso è diverso. Sentiamo. Sindaco Capaci, qui alle nostre spalle uno striscione della Fondazione Carige. Banca Carige e Fondazione in questo momento stanno attraversando un periodo abbastanza tormentato e soprattutto le province di Imperia e Savona sembrano tagliate fuori. Da questo punto di vista, come amministratore del capoluogo, lei che cosa ritiene, che cosa auspica per il futuro di quella che dovrebbe essere la banca di tutta la Liguria? Dunque, io non mi sono mai espresso sulla questione Banca Carige perché ritengo che la banca stia attraversando un periodo di difficoltà e ritengo che sia giusto che la banca abbia una governance di alto profilo e che sia in grado di farle superare il momento di crisi. Questo è il motivo per il quale io non mi sono mai espresso pubblicamente per chiedere una rappresentanza del territorio all'interno del Consiglio di amministrazione della banca, perché credo che in questo momento la banca abbia bisogno di persone che siano capaci a fare il mestiere di banchiere. Ecco, ma almeno in fondazione qualcuno a rappresentare il territorio, non è giusto che ci sia, anche il territorio imperiese, intendo. Ecco, lì in fondazione ritengo invece giusto che il territorio venga rappresentato e venga rappresentato il tessuto socio-economico-politico del territorio. Ricordo che stiamo parlando della fondazione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia e quindi credo che sia giusto che all'interno del Consiglio di amministrazione della fondazione ci siano rappresentanti del nostro territorio per portare lì in quel Consiglio di amministrazione le esigenze del nostro territorio e per far sì che la fondazione, che comunque rimarrà, credo, socio di riferimento anche se in minoranza della Banca Carige, possa operare per aiutare alla crescita economica del nostro territorio, appunto. Lei si batterà in questo senso? Pensa che si potrà riuscire almeno in questo? Beh, diciamo che ci sono tutte le possibilità, poi qua non è una questione di battersi, ritengo che sia una questione di discutere e fare dei ragionamenti intelligenti tesi al miglioramento della nostra terra. E
E ieri vi abbiamo riferito della proposta del sindaco di Sanremo, Maurizio Zuccarato, di riaprire le case chiuse e, come era prevedibile, le critiche non si sono fatte attendere. I primi a farsi avanti sono stati i consiglieri comunali sanremesi Massimo Donzella e Massimiliano Moroni. Proprio Moroni, fra l'altro, pur essendo ancora nel gruppo del PDL, ha anche già annunciato la sua volontà di candidarsi a sindaco, sfidando quindi lo stesso Zuccarato. Sentiamo. Non è possibile esprimersi, per di più a livello istituzionale, in un modo così volgare. Non ne manda a dire il consigliere d'opposizione Massimo Donzella al sindaco di Sanremo, Maurizio Zuccarato, che ha proposto la riapertura delle case chiuse ed ha paragonato il patto di stabilità ad una moglie attraente con la cintura di castità e la chiave a Roma. La città di Sanremo non può diventare la sede di case chiuse o postriboli, ha detto Donzella. Questo è un ennesimo esempio di linguaggio scurrile che nasconde l'incapacità amministrativa nel risolvere i problemi, ma soprattutto è un ripetersi ad ogni estate da parte del sindaco di frasi incoerenti ed offensive, come quando aveva accusato i dipendenti comunali durante la cosiddetta Sprecopoli. Questi fatti hanno determinato sfiducia verso la pubblica amministrazione, provocando un danno d'immagine irreparabile. Non è possibile, prosegue Donzella, che chi fa ordinanze fantasiose ed illegittime, volendosi ergere a paladino contro la prostituzione, poco dopo voglia legalizzarla per trarne profitto, proponendone quindi il favoreggiamento e ponendo in essere di fatto lo stesso comportamento di chi sfrutta queste già sfortunate donne. Io, da appartenente al mondo cattolico, stigmatizzo tutto questo e ne prendo le distanze. Critiche anche da parte di Massimiliano Moroni, che nei giorni scorsi aveva già annunciato la volontà di candidarsi a sindaco contro Zuccarato. Mentre il sindaco ha proposto di riaprire le case chiuse, ha detto Moroni, Papa Francesco ha proposto di aprire i conventi chiusi per i rifugiati ed i poveri. Tra le due scelgo la seconda. Insomma, la campagna elettorale a Sanremo, in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, è lanciata. E voltiamo per il momento pagina, passiamo alla cronaca. Il cadavere di un uomo dall'apparente età compresa fra 35 e 40 anni è stato trovato nella tarda mattinata di oggi da un'imbarcazione nella zona della secca di fronte alla Mortola, al confine italo-francese tra Ventimiglia e Mentone. Immediato l'intervento della Guardia Costiera di Sanremo, che ha recuperato il corpo, mentre le forze dell'ordine hanno compiuto controlli lungo le spiagge della zona nella speranza di trovare ulteriori indizi, visto che il cadavere era privo di vestiti. Da un primo esame effettuato dal medico legale, il corpo sembra non presentare segni di violenza. Sarà ora l'autopsia a fornire maggiori elementi utili al riconoscimento della salma. I carabinieri del nucleo radiomobile di Bordighera la scorsa notte hanno fermato e denunciato a piede libero due romeni, 23 e 38 anni. I due, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, sono stati infatti trovati in possesso di arnesi atti allo scasso in una zona isolata di Vallebona, probabilmente mentre si accingevano a mettere a segno qualche furto. Accompagnati in caserma, i fermati, tutti e due residenti a Ventimiglia, non hanno saputo dare spiegazioni né sul possesso degli arnesi da scasso né sulla loro presenza a Vallebona. Purtroppo anche i paesi dell'entroterra ormai non sono più immuni dai colpi dei soliti ignoti. La scorsa settimana un furto era stato messo a segno anche a Torri, in Valle Impero, dove i ladri hanno rubato denaro e gioielli dalla casa di due stranieri da tempo residenti nella frazione del comune di Chiusanico. E nella giornata di ieri, su segnalazione di un gruppo di volontari, personale della sottosezione della Polizia Stradale di Imperia Ovest ha controllato un auto articolato adibito al trasporto di suini proveniente dalla Spagna e diretto in Sardegna. Dagli accertamenti condotti unitamente a personale del servizio veterinario dell'ASL è emerso che il conducente proveniente da Girona non aveva effettuato né pianificato la sosta di 24 ore prevista per il benessere degli animali. Inoltre viaggiava con un numero di animali superiore al consentito, con un abbeveratoio guasto e senza cibo al seguito. Come se non bastasse, nella documentazione di viaggio vi erano gravi irregolarità relativamente alle annotazioni dei tempi di percorrenza sui giornali di bordo. Nei confronti dell'autista e del committente sono state elevate sanzioni per un importo totale di 7.000 euro. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e condotto unitamente agli animali a Piacenza, dove è presente uno dei luoghi idonei alla loro custodia.
E cambiamo nuovamente argomento, taglio del nastro ufficiale ieri sera per il primo Expo della Val Roscia a Pieve di Tecoli, via del centro del borgo medievale. Sono state allegramente invase da aziende del territorio, artigiani e prodotti tipici attraverso una lunga serie di stand espositivi che hanno trovato spazio sotto i portici, nelle vie e piazze adiacenti e nel centro culturale dell'ex caserma Manfredi. Soddisfazione per l'ampia partecipazione di produttori e di tutti i comuni della vallata è stata espressa dal sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri, e dal presidente dell'azienda speciale Promo Imperia, Enrico Lupi. Brava, brava. Sindaco Alessandri, Pieve di Teco oggi più che mai capoluogo della Valle Arroscia, con questo primo Expo che raccoglie i prodotti, i produttori, i sapori, la voglia di essere presenti e partecipi dell'intera valle. Oggi proviamo questa nuova esperienza dell'Expo, tanti anni dopo la festa della Valle Arroscia, che chi come te ormai ha qualche primavera si ricorda da ragazzi. Partiamo con questa nuova esperienza, con questa nuova manifestazione. L'Expo, come hai visto, sull'Expo ci sono non solo i prodotti dell'enogastronomia, ma ci sono tutti tanti prodotti, tante cose fatte in Valle Arroscia di artigianato, di industria, perché questa vuole essere un po' la nostra vetrina e oggi noi manifestiamo il nostro orgoglio di territorio. In questo momento di difficoltà economica per tutta la nazione, noi proprio vogliamo invece manifestare il nostro orgoglio di esserci, perché vogliamo essere presenti, essere attivi, essere parte di questa nuova ripresa che speriamo arrivi presto. Una ripresa che passa attraverso la promozione, qui vicino a me c'è anche Enrico Lupi, presidente dell'azienda speciale Promi Imperia. La Camera di Commercio ha voluto essere attore protagonista di questo evento, perché qui si tratta di promuovere un intero territorio, fornire un pacchetto di promozione, possiamo definirlo, Lupi. Ma la Camera di Commercio è presente con la sua azienda speciale, perché non so se tutti sanno, Pieve di Teco ad esempio ha 80 imprese. E se poi assommiamo a quelle dell'intero territorio, è un nucleo importantissimo dell'economia della provincia e del nostro territorio interno. 30 ristoratori che partecipano a Giro Gusto, questi menù tipici della tradizione nella nostra valle. Io credo che debba essere presente l'ente attraverso un sostegno alle imprese per creare un incamine di tipo turistico sul territorio, un momento di attenzione molto forte. Ho visitato così brevissimamente, passeggiando, questi stupendi portici. Sono sicuro che sarà un grande successo e invito tutti i visitatori italiani e stranieri a partecipare, a visitare, a degustare quello che è l'Expo della Valle Arroscia. Il primo Expo della Valle Arroscia a Pieve di Teco prosegue anche oggi e domani. La manifestazione è stata resa possibile anche dal contributo dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni della Liguria e della Fondazione Carige. Vediamo. Pierluigi Vinai è presente qui a Pieve di Teco come vicepresidente della Fondazione Carige. La Carige è stata vicina anche a questa iniziativa. Oggi si parla di fondazione di banca per altre notizie. Qui però diciamo che è un momento di allegria, un momento anche di investimenti concreti, Vinai, giusto? Per fortuna che oggi possiamo parlare di cose belle e buone fatte dalla Fondazione Carige e fatte insieme con le comunità locali, con la Regione, con le Camere di Commercio, coordinate dall'ANCI della Liguria, quindi con tutta la collaborazione dei comuni. Ecco, queste sono cose belle che valorizzano il nostro territorio, che danno una dimensione di quelle eccellenze che noi possiamo esprimere, e queste eccellenze la Fondazione Carige da qualche anno le ha inserite in un progetto più ampio che si chiama Mare e Terra di Liguria, in cui la rete degli Expo, gli Expo Liguria, sono state inserite. E in questo contesto, grazie al coordinamento fatto da ANCI Liguria, noi abbiamo dato questo finanziamento piuttosto cospicuo per fare 7 Expo
Questo è il quinto che va in onda, è il primo però per questa valle, è il primo per il territorio imperiese, quindi inizia un percorso a beneficio di questo territorio e fatto con una bella esposizione, come stiamo potendo vedere in questo momento, con tanti espositori, con prodotti non soltanto di tipo enogastronomico, ma anche espressioni delle bellezze locali, dell'ambiente, della valorizzazione del paesaggio, ed anche con momenti di approfondimento culturale che faremo in questi giorni. E poi con tanti momenti di divertimento che logicamente ci devono anche essere, perché di tristezza ne abbiamo già abbastanza. Trasferta a Pieve di Tegu anche per il sindaco di Sanremo Maurizio Zoccarato, che qui investe di vicepresidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, ed è importante che l'ANCI, quindi i grandi comuni, come sicuramente è Sanremo, siano vicini anche a queste realtà dell'entroterra, che ci sia questo connubio fra la costa e il territorio delle nostre Alpi. Beh, intanto i comuni sono tutti uguali, hanno tutti lo stesso valore, tutti la stessa importanza. Il nostro entroterra è fondamentale per il sistema turistico, per il sistema turistico della Regione Liguria. Qui dobbiamo dire grazie anche a Carige, alla Regione Liguria, alla provincia, a Pierluigi Vinai che ha creduto anche in questa manifestazione e all'ANCI. Va dato merito ai sindaci, a tutti i comuni, perché questo è l'inizio di un percorso che deve portare alla valorizzazione sicuramente del nostro entroterra. E sempre nell'ambito dell'Expo della Valla Roscia, la Confcommercio ed Imperia insieme alla Coldiretti hanno promosso Giro Gusto. Si tratta dell'invito al pubblico a spostarsi negli altri comuni della valle per andare incontro ai sapori tipici proposti da ristoranti, trattorie, agriturismi, come ha evidenziato il presidente di Confcommercio Imperia, Marco Gorlero. Marco Gorlero è il presidente di Confcommercio Imperia. Allora, Giro Gusto, il che vuol dire che si viene a Pieve di Tegu, si ammira sicuramente questa meraviglia dei portici medievali, degli stand che ci sono, ma poi conviene girare, non stare fermi, perché c'è un'intera valle coinvolta, giusto? Esattamente, ci sono 11 comuni di tutta la Valle Roscia che partecipano a questa iniziativa e la maggior parte dei ristoranti faranno dei menu a tema, spiegando e facendo degustare proprio i prodotti locali che poi si possono trovare sulle bancarelle, sugli stand di Pieve di Tegu. E quindi i menù sono in tutti i comuni dove ci sono locali, trattorie, ristoranti, agriturismi che hanno aderito appunto a questo Giro Gusto. Certamente, quindi tutta la valle ha partecipato, quasi la totalità dei ristoranti, degli agriturismi, quindi siamo molto contenti di questa partecipazione, di questa unione di tutti i comuni per valorizzare questa valle che è indubbiamente una valle da far conoscere, perché ha dei pregi e dei prodotti veramente importanti per tutta la nostra zona. Ci fermiamo un attimo, poi la seconda parte del giornale, tra poco. Per i proprietari di cani ci sono nuove regole in vista. Si parla di obbligo all'uso della museruola, ma anche di corsi, come ci riferisce in un servizio ADN Cronos. Novità in vista per chi ha un cane. Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre è stata infatti pubblicata un'ordinanza del Ministero della Salute che impone ai proprietari degli amici a quattro zampe alcuni obblighi. Vediamoli allora. Il primo è di utilizzare il guinzaglio corto, massimo 1,5 metri, e portare sempre con sé la museruola. A spingere il Ministero a emanare questa ordinanza è il verificarsi di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari. Il proprietario, infatti, è il responsabile penalmente e civilmente dei danni provocati dall'animale. E ancora, affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente. Vengono inoltre istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.
Lunedì, a partire dalle 11, nell'aula magna dell'Istituto Ruffini saranno salutate le nuove leve con la tradizionale cerimonia inaugurale dell'anno scolastico. Alla presenza di numerose autorità scolastiche, civili, militari e religiose, il primo saluto sarà rivolto agli studenti delle classi prime, dal dirigente scolastico il professor Giovanni Poggio, affiancato dal dirigente scolastico provinciale la professoressa Franca Rambaldi. La manifestazione sarà allietata dall'esibizione del gruppo musicale del Ruffini, dal gruppo di canto e di attività coordinate da studenti tutor affidati alle varie classi prime che si occuperanno dell'accoglienza durante i primi giorni di scuola, illustrando ai nuovi alunni la vita quotidiana dell'istituto. Al comune di Andorra è stato assegnato il premio AMOR dell'Associazione per la mobilità equa e responsabile come comune controcorrente, dove le auto e le moto si parcheggiano gratis. Il riconoscimento verrà consegnato a margine del convegno Missione Mobilità, che si svolgerà il 16 settembre a Milano e che vedrà il sindaco Franco Floris fra i relatori di un evento nazionale al quale parteciperanno importanti esponenti delle istituzioni del mondo automobilistico, delle case produttrici e del giornalismo. Il tema di fondo è quello della mobilità e della vivibilità della città. Il caso di Andorra sarà portato al centro del dibattito con l'intervento del sindaco dal titolo «Perché il mio comune va controcorrente? Ad Andorra le auto e le moto si parcheggiano gratis». Una delegazione del Comitato San Giovanni di Imperia parteciperà venerdì 20 alla cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova scuola di Mirandola in Emilia, ricostruita dopo il terremoto dello scorso anno. Il Comitato ha infatti offerto al Comune di Mirandola tutti gli arredi necessari per rimettere in funzione la scuola e alla cerimonia di inaugurazione sono stati invitati dal sindaco di Mirandola tutti coloro che hanno fornito il loro contributo. Domenica 22 settembre è in programma l'Open Day della Rarinantes Imperia, una giornata nel corso della quale la piscina comunale Felice Cascione aprirà le porte alla cittadinanza, offrendo a tutti l'opportunità di provare a titolo completamente gratuito tutti i corsi e i servizi. A partire dalle 9.30 si potrà assistere ad una seduta di allenamento delle ragazze della pallanuoto dirette da Marco Capanna, al termine della quale si terrà l'incontro amichevole tra la Mediterranea Imperia e la formazione dell'NGM Firenze Pallanuoto. Bernardo, come sempre, i cantieri sull'autostrada dei Fiori a partire da lunedì della prossima settimana e il quadro meteo. Questi cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto Savona confine di Stato che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 16 a domenica 22 settembre. In direzione Francia, carreggiata nord, tra San Bartolomeo al Mare ed Imperia Est, riduzione di carreggiata per l'installazione di barriere antirumore per mitigazione acustica da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Imperia Ovest ed Arma di Taggia, riduzione di carreggiata per il risanamento del cordolo al viadotto San Lorenzo, da lunedì a venerdì anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Arma di Taggia ed Imperia Ovest, riduzione di carreggiata per la sostituzione di un cavo radiante alla galleria Terzorio, da lunedì a mercoledì. Tra Imperia Ovest e Imperia Est, riduzione di carreggiata per installazione di barriere antirumore per mitigazione acustica, da lunedì a venerdì anche notturno. E tra Pitra Ligure e Finale Ligure, riduzione di carreggiata per il risanamento del cordolo alla via Dottor Anzi, da lunedì a venerdì anche notturno. Vediamo il quadro meteo di Arpal Meteo Liguria con le previsioni per domani, domenica 15 settembre. Rapido peggioramento appunto nella giornata di domani associato ad una intensificazione delle precipitazioni nel corso della mattinata, con fenomeni a carattere di rovescio o temporale forte che da ponente si spostano a levante. Attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio a partire dal centro ponente e in serata a levante. Umidità su valori alti, venti moderati o localmente forti in rotazione ciclonica con colpi di vento nei temporali. I mari tendenti a mossi o solo localmente molto mossi a levante tra pomeriggio e sera. La protezione civile segnala che le intensità della pioggia saranno moderate o localmente forti sul levante e spezzino con rischio di temporali forti con alta probabilità. Non si escludono possibili colpi di vento.
Dopodomani, lunedì 16 settembre, residui fenomeni sullo spezzino o interno Levante per le prime ore della giornata. Nel corso della giornata, ampia e schiarita, alternata a passaggi nuvolosi un po' più consistenti a Levante. Verso fine giornata, nuove nubi a partire dai rilievi, con qualche rovescio o temporale a partire dalle zone interne del centro ponente, con temperature inizialmente più fresche. Umidità su valori medi, i venti sono variabili, in rinforzo da sud-sud-ovest nel pomeriggio attorno a 50 km orari, in particolare a Levante, e burrasca al largo del Golfo da sud-ovest. I mari molto mossi o localmente agitati da sud-ovest nel pomeriggio a sera a Levante. La Protezione Civile segnala appunto che i mari sono localmente agitati da sud-ovest, in particolare sullo Spezzino, i venti in rinforzo da sud-ovest da tra 50 e 60 km orari. Bene, il nostro giornale finisce qui, l'appuntamento alle prossime edizioni, se volete sul nostro sito imperietv.it. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata e una buona domenica.